Blossom NR1XC, uno sci versatile ideale per aggredire la pista con qualsiasi raggio di curva, ideato per sciatori esperti e esigenti, con un raggio di 16 metri e 71 mm al centro nella lunghezza di 176 cm. Costruzione in sandwich technology, anima in legno e rinforzi in titanal. Gli sci hanno un profilo camber. Sì, che ho subito messo ai piedi, ho sentito molto aderente anche sulle prime curve, così lo sentivo che teneva per terra, che dà moltissima sicurezza. Per contro invece era difficilino da girare, la punta così un po' più larga lo rendeva un po' difficile da fare le curve strette, quindi come facilità per cambiare arco e maneggevolezza ho fatto abbastanza fatica. Lo consiglio quindi a chi ama la velocità e chi ha un bel fisico. È uno sci che appena messo i piedi l'ho sentito molto pesante, questo sicuramente è sintomo di stabilità. Ha una spatola bella larga, mi ha facilitato tanto l'ingresso curva, l'ho provato in tutti e tre gli archi e devo dire che non ce n'è uno che è prevalso sugli altri, quindi lo consiglio a sciatori L6 con una buona prestanza fisica che amino sfruttare le prime ore della giornata magari effettuando in una pista tutti e tre gli archi. Uno sci che ho trovato molto pastoso nella deformazione, quindi sicuramente uno sci che consiglierei a chi ama una sciata suave che non dia grandi risposte energetiche, però ovviamente uno sci che ho trovato un pochino più impacciato magari nei raggi corti, quindi da consigliare ad un pubblico L5-L6 che ama avere una sciata morbida. Uno sci che nell'arco medio mi ha fatto divertire, grazie al suo raggio 16 è uno sci ideale per quell'arco di curva. Invece l'ho trovato poco stabile nell'arco ampio e nella curva sportiva e anche nel corto raggio, quando provavo a pilotare con il piede facevo fatica a pilotare, quando volevo prendere la presa di spigolo lo sci era poco stabile, saltava e ballava. Lo consiglio agli sciatori di livello 6. Uno sci che fa fatica un po' ad entrare inizio curva. L'ho avvertito un pelino lungo in fase di inclinazione nella prima parte di curva. Una volta che aggancia è piacevole e ti invita a rimanere tanto in curva. Sensazione che io trovo alquanto positiva, quella di rimanere il più tempo possibile in curva. È uno sci bello e divertente, direi per uno sciatore medio che vuole incominciare ad approcciarsi un po' alla conduzione vera, perché è uno sci che quando lo metti in curva ti accompagna e ti tiene lì in tutta la curva. Magari si fa un po' più fatica a sganciarlo dalla curva per andare in quella successiva, però per voler approcciare appunto la conduzione può essere lo sci giusto, perché comunque è anche facile. L'ho trovato uno sci molto impegnativo in tutti i raggi di curva, sia nell'ampio raggio che il corto che il medio. Lo consiglierei ad atleti che riescono a deformare questo sci. Buona tenuta e buona presa di spigolo, consigliato sicuramente a L7.